Andiamo a concludere gli interventi per poi aprire il dibattito con il dottor Giorgio Zampetti, che è il direttore dell'Ufficio Scientifico Lega Ambiente Nazionale, che ci verrà, affronterà la questione delle politiche di gestione delle risorse idriche e comunque della tutela dell'ambiente e del territorio. Grazie, diciamo che col mio intervento usciremo un po' dall'aspetto sanitario, ma insomma ci interessava stasera dare anche un po' un quadro di quello che è la gestione del problema anche dal punto di vista ambientale e capire un po' quali sono stati i limiti fino ad oggi su queste le cose che possiamo fare. Innanzitutto un impegno primo della nostra associazione, ma questo anche appunto col coordinamento Acquilibre con gli altri soggetti, è quello di portare fuori dal Veneto questo problema, lo diceva prima anche Edoardo Bai. È strano che una situazione come questa se ne parli molto, insomma, io è la terza volta che vengo a Corogna Veneta, la seconda volta su questo tema, insomma, diciamo, anche la vostra presenza qui in sala dimostra l'attenzione che c'è su questo. Però è fondamentale partire da questa esperienza anche per portarla al di fuori, anche per capire come risolvere le problematiche che hanno portato poi a questa situazione anche a livello nazionale, perché le responsabilità sono locali, ce ne sono molte, come ci diceva anche prima, ci sono anche poi delle carenze dal punto di vista della normativa nazionale che è importante mettere in luce, su cui noi continueremo a lavorare proprio grazie a questi, insomma, diversi livelli di impegno delle associazioni. Io stasera, diciamo, mi concentro su quattro aspetti, sul tema dei controlli, sul tema dei limiti, sugli interventi e sulla partecipazione dei cittadini. Cerco di andare molto veloce anche per lasciare spazio al dibattito, insomma sono a disposizione per altre domande. Partiamo dai controlli. Si è detto più volte, il caso del PFAS e di queste zone è esploso nel 2013, quando, diciamo, è arrivata la comunicazione dello studio del CNR. Era uno studio che l'Unione Europea aveva chiesto in alcune zone d'Europa, tra cui anche questa, e a quel punto, con la comunicazione di quello studio all'ARPA Veneto della Regione, poi sono iniziati tutti i monitoraggi e i controlli di queste sostanze. E quello sicuramente è un primo problema, nel senso che è nato come studio pilota, la prima volta che sono stati monitorati. E però ha dimostrato, e poi si è dimostrato anche con gli studi che sono seguiti, come questo inquinamento era un inquinamento che durava da decenni, quindi diciamo che fosse una situazione già grave molti anni prima. E questo è anche il primo punto, nel senso che molte sostanze, così come sono stati passi in questo caso, ma ce ne sono anche altre, sono delle sostanze che non erano incluse nelle direttive del controllo delle acque, la 2060 e quella, diciamo, che è la direttiva europea che indica quali sono i parametri da normare. Ora c'è stata una nuova direttiva nell'agosto del 2013 che ha inserito anche il PFOS, non ancora il PFAS, il PFOS all'interno del monitoraggio obbligatorio, direttiva che ancora non è stata recepita in Italia, ma questo comunque indice del fatto che sui controlli bisogna avere forse un'attenzione principale, non bisognerebbe fermarsi soltanto a quello che prescrivono le direttive, che sono chiaramente delle norme a largo spettro, ma bisognerebbe andare poi sulle singole situazioni anche andare a capire meglio come incrementare questi monitoraggi. E forse in una zona come questa, dove insomma le pressioni industriali, oggi si parla della Miteni, ma insomma c'è il polo conciario, ce ne sono tante, le pressioni industriali sono molto forti, forse uno screening, diciamo un censimento di tutti quelli che sono i potenziali inquinanti che vengono prodotti dalle industrie, un controllo agli scarichi e quindi su quello anche un controllo sulle matrici ambientali, suoli, ma anche falde delle acque superficiali sarebbe importante. Insomma, andare un po' oltre la normativa per capire se ci sono anche altre situazioni di rischio. Questo vale qui, ma vale anche in tante altre situazioni. E il controllo sugli scarichi e sulle aziende, appunto, è prioritario perché abbiamo visto come spesso, purtroppo, ancora oggi continuano a sfuggire alla situazione. Comunque oggi c'è una direttiva che imposta anche queste nuove sostanze, su quello continueremo a monitorare per valutare se poi realmente sono controllate in quest'area e anche nelle altre zone. Il secondo passaggio importante su cui dovremo concentrare la nostra attenzione è quello dei limiti di riferimento. Se ne è parlato più volte anche nelle introduzioni. Uno dei problemi che c'è appunto è che ancora oggi non ci sono dei limiti di riferimento stringenti su questo, anche se questo poi non deve diventare un alibi, questo si diceva anche
bene prima, però diciamo né sulle acque potabili, né sui limiti allo scarico da parte delle aziende, né sulla qualità ambientale dei corpi idrici, oggi queste sostanze sono normate. E quindi chiaramente in assenza di limiti di riferimento precisi diventa poi complicato riuscire a applicare tutte le altre misure, monitoraggio, informazione ai cittadini e gli interventi successivi, e questo purtroppo l'avete vissuto anche sulla vostra pelle, su tutta la confusione che c'è e che c'è stata su questo problema. Ad oggi su queste sostanze gli unici limiti che sono stati posti, che poi non sono dei limiti ma sono dei valori di performance, sono quelli di cui si è parlato anche prima, indicati dall'Istituto Superiore di Sanità, per cui sono i 30 nanogrammi di idro per il FOS e 500 per il FOS e per il FAS, e questi stessi limiti, che sono dei limiti di performance per le acque potabili, ad oggi sono stati adottati come limiti di riferimento anche per lo scarico industriale, per cui questo dimostra come ad oggi manca, per esempio, sulla valutazione del rispetto delle normative degli scarichi che vengono fatti all'interno dei corpi idrici, mancano dei limiti di riferimento e quindi vengono adottati come valori i valori di performance. L'altro aspetto è che questa mancanza di limiti non è soltanto un problema nazionale, ma un problema anche delle direttive europee e della stessa OMS, che ancora oggi non è arrivato a definire poi dei valori di riferimento. Prima Edoardo Baglio ci indicava come a seconda dei paesi ancora oggi i limiti siano molto diversi, per cui questo sicuramente è un passaggio importante. Valori di riferimento che lo ricordo, ma penso sia inutile forse farlo in questa sala, ma mi preme farlo, valgono per le acque dell'acquedotto, questi valori di performance, ma valgono, così come ha indicato anche l'Istituto Superiore di Sanità, per i pozzi privati ad uso potabile, che vengono equiparati in questo alle acque dell'acquedotto come valori di riferimento. Dal punto di vista ambientale, come dicevo prima, la direttiva del 2013 finalmente ha inserito anche il FOS all'interno delle sostanze prioritarie, e per questo dà dei valori di qualità, degli standard di qualità ambientale per il monitoraggio, cosa che invece non viene ancora fatta per le FAS, che sono ancora considerate sostanze emergenti, e qui ad oggi ancora non esistono dei limiti di valore. È importante però su questo, questo l'abbiamo anche ribadito in diverse sedi e continueremo a farlo, che tutti questi valori sono per le acque superficiali, mentre invece ancora non sono state mai prese in considerazione le acque sotterranee, e anche dalla situazione che c'è in questa zona ci dice invece come sia importante arrivare presto anche a una definizione di valori di riferimento per le acque sotterranee, che poi sono quelle che vengono captate sicuramente maggiormente anche per l'acquedotto e per i diversi usi. Per cui sulla questione dei limiti di riferimento oggi si lavora sulla base di valori di performance. Ci sono però già delle indicazioni chiare, diceva prima bene anche il dottor Cordiano, sugli impatti sulla salute, su diversi valori e limiti che sono stati adottati in diversi campi, e quindi sarà importante riuscire ad arrivare a una definizione anche di questi, per poi avere anche un quadro chiaro per quanto riguarda i monitoraggi e l'informazione al pubblico. Il terzo punto è quello degli interventi. Su questo parto di nuovo dalla normativa vigente, che poi dà delle indicazioni precise, anche se poi spesso non vengono attuate. La prima è la normativa sulle acque potabili, che è la legge del 2001. La legge del 2001 non fissa, come dicevo prima, dei limiti definiti per queste sostanze, però dichiara, c'è proprio l'articolo 4 che dice chiaramente che all'interno delle acque potabili non ci devono essere sostanze rischiose per la salute, e abbiamo visto che le evidenze sono note già da tanti anni per queste sostanze, sempre l'articolo 4 dice che se nei corpi idrici che vengono utilizzati per captare le acque ad uso potabile non deve esserci in nessun modo un deterioramento ambientale della risorsa idrica. Quindi entrambe queste indicazioni, anche se mancano dei limiti, però già ci danno una linea chiara del comportamento da adottare e delle misure da prendere. Il secondo strumento normativo su cui oggi noi possiamo far leva e da cui poi possiamo partire anche per le prossime azioni è la direttiva europea sulle sostanze prioritarie, quindi che inserisce anche i limiti per queste per il FOS e considera il FAS come sostanze emergenti. In questo caso la direttiva dà degli standard di qualità ambientali, ma soprattutto questa direttiva europea obbliga gli Stati membri a recepirla entro il 2015, e questo sarà un impegno
da parte di tutti nel monitorare cosa lo Stato italiano sta facendo in questo recepimento, soprattutto come recepirà questa direttiva, perché per noi diventerà uno strumento fondamentale, e poi anche su queste sostanze pone dei valori obiettivo di qualità ambientale entro il 2017 e per alcune sostanze entro il 2018 fino al 2027, quindi per raggiungere un buon livello di qualità ambientale. È importante perché questa direttiva, a parte diciamo indicarci dei valori di riferimento, ci dà anche una strada per quanto riguarda il risanamento degli obiettivi di qualità ambientale, che insomma sarà importante seguire in questi mesi, perché sono questi i mesi del recepimento, per poi avere uno strumento valido anche da impugnare, comunque sia da, su cui far leva. Sulla parte degli interventi, a partire diciamo da questi elementi, quindi da queste normative che vi dicevo prima, sarà importante oggi capire, al di là delle disposizioni che sono state messe in campo per quanto riguarda i filtri e la, diciamo, le acque ad uso potabile, anche quali sono le strategie che si intende mettere in campo per il risanamento delle falde. Su questo io almeno fino ad oggi ho sempre sentito parlare di una situazione molto complessa, molto complicata di intervenire, e si cerca sempre un po' di rimandare il problema, invece penso che sia un punto che noi dobbiamo portare avanti in maniera molto, molto serrata e molto precisa, perché diciamo non si può pensare, anche se magari ci verranno tanti anni, però, diciamo, non si può pensare di rinunciare al risanamento di queste falde, soprattutto bisogna farlo, come si diceva già giustamente Romanazzi nella sua introduzione, cercando, anzi responsabilizzando anche chi questo inquinamento lo ha causato. Per cui il tema degli interventi di risanamento è un altro tema di cui oggi ancora non si parla, non se ne sta discutendo in nessun modo, se non nelle richieste che abbiamo portato noi alle istituzioni, il coordinamento acqua libera, Lega Ambiente e le altre associazioni, mentre invece è un tema prioritario. L'altro tema importante per quanto riguarda gli interventi è, diciamo, un aspetto che è stato rilevato anche dall'Alfa Verde nel primo studio che fece nel 2013 dopo la comunicazione dello stato di contaminazione delle acque. L'Alfa Verde in quello studio evidenziava come oggi ci sia un rischio ulteriore di contaminazione che non deriva soltanto dalla nuova emissione di sostanze inquinanti negli scarichi, ma c'è un rischio di contaminazione che deriva anche dal diverso uso che si fa di queste acque, per esempio i pozzi da cui si capta l'acqua per uso agricolo, e quindi poi quest'acqua che magari è contaminata viene rimessa in corpi idrici superficiali, o lo scambio anche idrologico che c'è tra le acque superficiali e la falda, e fattori questi che devono essere presi in considerazione per quanto riguarda gli interventi, perché è chiaro che, diciamo, fatto insomma conosciuto lo stato di contaminazione, a quel punto anche gli usi che si fanno delle acque devono essere gestiti in modo tale da non aggravare ulteriormente questa situazione. Per cui su questo, anche diciamo, su diversi usi, e se per esempio le zone più contaminate della falda, andare a capire, una volta localizzata, andare a capire che usi si può fare di quell'acqua, soprattutto dove va a finire dopo essere utilizzata, per esempio l'uso irriguo, è un altro aspetto importante su cui ancora oggi appunto ci sono poche informazioni, ma invece è fondamentale intervenire. L'ultima è quella sulla partita sull'informazione e sui rischi. Su questo, diciamo, si è parlato prima delle 10 domande fatte alla Regione Veneto sulla richiesta di coinvolgimento. Dalle risposte che la Regione ha dato a quelle domande, diciamo, ancora oggi si è molto indietro dal punto di vista del coinvolgimento di altri soggetti, mentre invece l'informazione alla popolazione, la partecipazione su questo problema è una parte fondamentale. L'informazione si fa con dati accessibili, dati anche dati in maniera continuativa, quindi non soltanto dei report annuali, ma proprio dei portali e dei siti che rendano noti tutte le misure che si fanno, i dati, e non soltanto rendere noti i numeri di concentrazione, che spesso è un'informazione accessibile a pochi, magari a chi segue in maniera più tecnica questo problema, ma dare informazione vuol dire anche interpretare quei dati e dare delle comunicazioni chiare ai cittadini. La partecipazione si fa inserendo, come è stato richiesto, degli esperti indipendenti all'interno dei vari tavoli. Con questo non vuol dire che, diciamo, chiunque deve partecipare a tutti i tavoli, perché poi appunto il tavolo che seguirà la parte del biomonitoraggio piuttosto che le indagini epidemiologiche saranno tavoli ad alti livelli anche tecnici e molto particolari, però la nomina di esperti indipendenti all'interno di questi tavoli che portino un contributo, che diciamo lavorino insieme alle istituzioni, per noi è fondamentale,
uno per avere diciamo, un flusso costante di informazione, ma soprattutto anche per diciamo, portare punti di vista che magari diciamo, non vengono portati all'interno di questi tavoli, per riuscire ad avere un lavoro il più completo possibile e dare una garanzia maggiore anche per i cittadini. Per cui su questo si apriranno adesso i tavoli tecnici sulle indagini, saranno dei tavoli di informazione, dei tavoli più politici per le decisioni. Anche noi crediamo che tutti questi tavoli dovrebbero essere trasparenti e soprattutto devono prevedere anche la partecipazione dei cittadini. Sulla parte di informazione un altro aspetto importante è quello da una parte che riguarda l'utilizzo dell'acqua ad uso potabile, questo l'abbiamo già detto, ma soprattutto anche sugli altri usi dell'acqua. Adesso diciamo da qui a gennaio, da qui a giugno partiranno tutti i monitoraggi anche sulla partita più alimentare dei prodotti, sull'utilizzo irriguo dell'acqua. Su questo è fondamentale che si faccia anche un'informazione chiara ai cittadini, perché diciamo se da una parte queste sostanze vengono veicolate attraverso l'acqua potabile, queste sostanze però possono essere veicolate anche attraverso gli altri usi che si fa dell'acqua, e anche quelli devono essere messi al centro di una campagna di informazione chiara, perché sia un'acqua contaminata con alti livelli di perfluoroalchilici, che l'acqua magari non posso utilizzarla per abbeverare gli animali o per irrigare dei campi, e questa informazione deve essere data in maniera chiara. Per cui anche su questi usi, in parallelo all'inizio del monitoraggio, sarà importante attivare un'informazione, anche questa penso debba essere al centro della nostra attività di sorveglianza. Su questo chiudo, noi diciamo si è stato spiegato bene, il ruolo delle associazioni fino adesso è stato un ruolo di vigilanza, di controllo, questo è il secondo incontro che organizziamo a Colonia Veneta, in questi giorni ce ne sono stati tanti altri anche in tanti comuni, per riuscire proprio sempre insomma da una parte a dare informazione sullo stato dell'arte ai cittadini, ma soprattutto per essere anche sempre pungolo e stimolo alle amministrazioni, e questo noi continueremo a farlo perché diciamo è il motivo per cui ci siamo costituiti e per cui diciamo operiamo ogni giorno. Però è fondamentale che non siamo soltanto noi a farlo, per cui diciamo io su questo l'invito anche oggi, così come ho fatto anche un anno fa, le amministrazioni a prendere questo contributo come un contributo costruttivo per cercare di risolvere il problema, invece non viverlo come una pressione esterna, soltanto come una pressione esterna, ma appunto cercare di collaborare tutti quanti insieme per riuscire ad arrivare intanto a un'informazione chiara, a una partecipazione dei cittadini, e speriamo presto anche alla soluzione del problema. Grazie.